Bella cuccioli, qua check out, la cassaforte, Ox Media. Bella Jack. Buonasera. Grande uomo, è un piacere avere. Un piacere mio, sai, bro, assolutamente. Finalmente. È stata dura, perché bisogna dirlo, eh? Bisogna dirlo, è stata dura, però ce l'abbiamo fatta, eh? Avevo un tour di mezzo. Grande, già che è un ragazzo impegnato. Sono comunque, tra virgolette, i primi tour. Grande, grande. Ma mio, a me poi, finché uno, cioè sai, poi qua non è che puntiamo il fucile alle persone, quando invitiamo una persona è perché ci teniamo, sì, capito? Sì, vogliamo sì, proprio sì, sederci no, un No, ma non volevo neanche risultare prezioso. No, ma va bene lo stesso, se tu dici ci sta, no? Capito? Noi accettiamo tutto, vabbè, e rispettiamo dai, tutto. Dai, l'importante è che siamo qua. Sì, dai, siamo qua oggi finalmente. Poi, tra l'altro, quest'estate, mentre parlavamo, tu stavi organizzando un festival, sì, tra l'altro, che poi ho visto su internet che il giorno del festival. Un festival che, allora, in realtà era partito con tutti i permessi in un'area anche comunale bellissima, che era tipo un promontorio sul mare, era incredibile, dove già fanno delle sagre. E avevo già tutti i permessi da tipo 2 mesi, poi ovviamente le forze dell'ordine mi hanno detto che siccome potevano salire troppi giovani c'era possibilità che si sperdessero nel bosco, oh, e loro non si volevano prendere la responsabilità, no, e quindi ma cos'è questa pur cosa? Di non farla ma ho detto ma vedi questa cosa è tesa, ma l'Italia è proprio un scusate, è proprio un paese strano, perché questo mi ricorda la storia di un altro festival che facevano a Osoppo, che ha rotto Thompson Splash, che adesso nel mondo reggae è il numero uno al sì, mondo. Sì, sì, ho presente, presente. E lì a Osoppo lo facevano, la gente del posto non gli andava bene. Guarda, hanno fatto delle cose per mandarli via e hanno perso una anche a livello economico, non c'è. Certo. Immaginate adesso, 20 anni dopo, cosa sarebbe se diventato Osoppo. Guarda, anche il balla con i cinghiali in Liguria è stato un po' la stessa cosa. L'ultimo anno hanno fatto quasi 100.000 persone in 3 giorni. Il paese non li ha voluti, perché ovviamente passi da 900 a 100.900 persone, cioè ma leggermente. Ma come spieghi questa mentalità così proprio? Guarda, allora ti posso dire che semplicemente cioè siamo affossati sul cambio generazionale, semplicemente non si dice che il futuro è in mano ai giovani, ma poi ai giovani non gli si dà fiducia, quindi yeah, c'è una macchina che non funziona alla base, capito? Il meccanismo che proprio. Quindi, dici che sono dei dinosauri lì che hanno paura dei giovani che arrivano già a vedere che cambieranno i tempi, cambieranno i tempi se non ci hanno già abbastanza distrutto il mondo, e quindi non ce lo riusciremo neanche a manipolare a modo nostro, però sono sicuro che, guarda, io di certo questa cosa non è che mi ha frenato, ma no, chiaro, infatti, vaffanculo. È lì che voleva arrivare, bomba. Anzi, questo. Cioè, ho la fortuna comunque di abitare in campagna, ho detto guarda sai cosa, lo sposto a casa mia, lo faccio a numero chiuso. Infatti ho visto che poi quella volta pioveva, tra l'altro c'era l'erba arancione, ho recuperato in una settimana tipo 8 gazebi, comunque abbiamo fatto quasi un centinaio di persone. Bomba, cioè era già destinato a essere una situazione un po' più chill, ridimensionandolo, non aveva altri problemi, però esatto, esattamente, perché sennò cioè se lì ne arrivavano anche gli sbirri, di nuovo gli sbirri lì era la fine. Sì. Però è stata veramente una bella esperienza. Bravo. E una roba che comunque voglio portare avanti, sia perché comunque mi dà la possibilità di far suonare anche ragazzi emergenti che magari non avrebbero possibilità, sì, ok? Sia perché è un po' un concetto di festa, sì, sì, veramente allargata. E comunque crei e curi una scena. Cioè assolutamente, senso, assolutamente. È importante la legacy, no? Sì, nel sì, senso, sì, sono fai anche per gli altri. D'accordo. Cioè nel senso, mi piace sta cosa, mi piace suonare, però facciamolo anche per gli altri. Sì, sì, beh, facciamo alla fine cioè, bisogna essere. Se vuoi andare avanti nella musica devi essere bravo a condividere. Sì, devi essere altruista. Sì, l'arte altruista è sapere anche quando sia il tuo momento sia quando sì, magari fare un passo indietro, bravo, perché altrimenti sbanca, vivi di frustrazione. Comunque è molto hip hop come mentalità, non c'è, cioè, perché è proprio questo che hip hop, cioè nel senso fare ovvio, da sé. Certo. Cioè, secondo me quando devo definire l'hip hop ti dico fare da sé. No, cioè, è hip hop assolutamente, come mentalità assolutamente, anche perché comunque crescendo e venendo da tutto quell'ambiente lì. Bomba. Cioè, mi fa molto piacere questo, mi ha fatto già venire la pelle d'oca, spacca. Come on. Perché ragazzi, si capito, si sbattono, fanno le cose, bravo cazzo. Quindi un cazzo, tu ti chiami Giacomo Zunino. Proprio così. Nasci in Liguria, ma non si sa dove. A Genova. A Genova proprio. Nasco a Genova, però poi cresco a Loano, che è tra virgolette tra Savona e Sanremo, diciamo così geograficamente. Uh-huh. È in provincia di Savona, sono... Poi in realtà precisamente arrivo da Balestrino, che è un paese di 490 anime, quindi proprio una realtà
cioè, piccolissima, cioè un paesino nel vero senso della parola, in cui sono successe di ogni, cioè mio fratello tipo ha trovato un morto nel borgo. Davvero? Sì. Ma morto, ammazzato? Morto, dicono suicida. Ma non si sa. Per un rito, ma... Wow, peso. Cioè in quei piccoli paesi succedono sempre, cioè tipo scenario da film dell'horror, tipo. Infatti poi c'hanno pure girato un film in quel borgo lì, poi un po' di anni dopo, che mi sembra sia Cuore d'inchiostro, no, non mi ricordo, forse Incarta, Cuore d'inchiostro, una roba del genere. Boom, cazzo. Però allora, come descriveresti la tua infanzia? Oltre a questa... Sì, la mia infanzia la descriverei molto serena, principalmente vissuta con mio nonno, che mi ha tramandato, diciamo, insegnamenti di un'altra epoca, mi ha fatto fare cose che magari agli occhi, diciamo, di tutta la leticità che ha contagiato l'umanità ora, magari non sarebbero proprio cose da proporre, da fare a un bambino. E guarda, sinceramente l'unica cosa che posso dire che può aver tra virgolette destabilizzato il mio cammino fino ai 16 anni è stato il fatto di trasferirmi poi quando avevo intorno ai 12 in una casa che era tipo a 4 km dalla casa più vicina. Ah, peso. Strada sterrata, cioè proprio peso, isolatissimo. Peso. 4 km, cioè per vedere un po' di un'anima devi camminare mezz'ora. Mezz'ora. In salita così, tagliavi un po' tra le fasce. Peso. Diciamo che quello mi ha sicuramente fatto vivere un po' di frustrazione, però poi io comunque sono uno che ha preso 18 anni e è andato a fare la sua vita, indipendentemente da quello che... Anche perché proprio magari. Secondo me questo è quello che ti trasmettono nei posti piccoli. Cioè, di solito la gente che cresce nei posti piccoli non vede l'ora di andare a scuola nel mondo. Assolutamente. Sì, cioè, sì, e sì, poi sì. Se non sei una valle. Pensa che io a Milano l'ho vista per la prima volta a 18 anni. Wow, bello. Ci sei rimasto un po', era un po' come non lo so, un... cioè, cosa cazzo un country boy a New York, cioè, fino a 16 anni, fino a 14 anni che non potevi prendere lo scooter, che comunque cosa, cioè, fino allo scooter 50 dove vai? In stazione, poi andavi a Genova e che stavi già imparando che ti inculassero, ti rompessero il servosterzo dello scooter, è vero. Te lo inculassero. Cioè. Incredibile. Quando pensi alla tua infanzia, quindi, qual è la prima canzone che ti viene in mente? La mia prima canzone. Sì, quella che ti viene in mente. I Great Well degli ACDC. Ah, davvero? Bomba. L'infanzia, sì. Perché mi ricordo mio padre, che comunque aveva un gruppo, che quando andavamo in Corsica, perché ho vissuto anche tante delle mie estati in Corsica. Uh-huh. E... Quindi tuo padre aveva un gruppo, scusa. Sì, ma un gruppo super amatoriale. Lui suonava la chitarra. Ah, ok. No, tutto questo si spiega poi dopo. Sì, però in realtà poi, cioè, con mio padre io ho avuto sempre un rapporto molto più di, cioè, molto distaccato. Io sono cresciuto con mia madre principalmente. Ma tu sei primo figlio? Io sono primo figlio. Ah, ok. E questo mi incuriosisce un po'. Quindi hai avuto un rapporto un po' distaccato, più di amicizia che di padre e figlio. E come tu come la vivi, come l'hai vissuta o come la vivi allora oggi? Male, ovviamente male, ed è stata sicuramente una cosa che mi ha turbato e che poi ho riconosciuto anche facendo terapia. Scusami, te lo chiedo così. Sì, quindi tu il fatto di avere un padre come amico, cioè ti ha turbato, stai dicendo? No, l'ho dovuto, cioè prima non era neanche come amico, si è creata, cioè questa cosa l'ho creata nell'ultimo tempo, facendo pace con determinate altre cose successemi nel passato. Perché magari non era presente lui spesso. Sì, a parte la presenza, proprio, cioè una questione anche di come uno poi si interfaccia, cioè, non so, tu hai una figlia e sai che comunque vuoi essere partecipe della sua vita, delle sue scelte, questa cosa accetto che non tutti ce l'abbiano, capito? Lui non ce l'aveva. Peso. Però hai capito il film. Però poi comunque ti ha trasmesso questa cosa, quindi quelle volte in corsa... In realtà no, la musica me la sono presa da solo. Okay. Assolutamente, infatti, cioè, lui non è che mi abbia insegnato a suonare la chitarra o chissà che cosa, la musica me la sono assolutamente presa da solo, anzi... Poi i miei sono architetti entrambi, quindi cioè, volevo proprio la direzione, cercavo proprio la direzione opposta, capito? Sì, perché tu hai visto due pazzi, ma questo qua il giorno fa gli architetti, questo qua la sera va a suonare, ma porco Dio. È qualcosa che non va, no, io non posso essere con gli schizzati. Non so se bestemmie sono accette. No, va bene, tu tutto, fai quello che vuoi, qua siamo liberi, fratello, non ci frega niente. È partito. Tu che tipo di scuola hai fatto? Io ho fatto scientifico classico 2 anni, poi mi hanno espulso e poi sono andato a fare l'alberghiero che non ho finito. Wow.
ma sono due percorsi proprio totalmente opposti. Cioè, come fai a partire dallo scientifico? Guarda, in realtà... Finire all'alberghiero, cazzo, spacca, sì. Sei singolare, guarda, non andavo neanche male a scuola. No, ma immagino, cioè, semplicemente, guarda, ho fatto delle cazzate, ero uno di quei ragazzi che deve dimostrare, ho deve capito. Essere sempre al centro dell'attenzione. Ho capito. Con la tendenza a sopraffare, ma lo ammetto serenamente, nel senso, ho fatto pace quindi, anche con questa cosa qua. Quindi tu questa cosa qua ti è costata tanto, nel senso, con quell'atteggiamento, magari andavi bene, cazzo. Però in condotta venivi bocciato e quindi ti mandavano via, nessuno ti pigliava più, invece diciamo l'alberghiero magari mi prende. E questo mi interessa perché il percorso è simile al mio, solo che io ho fatto le scuole in un altro settore, in Francia, cioè in un altro paese, dove la tua condotta, almeno alla mia epoca, non è che incidesse tanto sull'essere bocciato o meno, cioè, capito? Cioè, anch'io tante volte, per la mia condotta, mi espellevano dalla scuola, però non potevano bocciarmi, perché comunque, se tu hai la sufficienza, la media alta... Che fai? Certo, non puoi dire di ripeterla le cose perché è sempre assente, è ingiusto. Quindi io ti volevo chiedere, questa cosa qua, tu pensi che abbia creato qualche piccolo trauma in te e tutto il resto? Ma guarda, no, la cultura me la sono, anche quella me la sono presa da solo. E comunque ho la fortuna di avere due genitori che sono molto acculturati. E questo, cioè, bacio per terra nei confronti di questa cosa qua. Cioè, non mi hanno mai sicuramente trasmesso atteggiamenti o pensieri bigotti o comunque nessuno di loro mi ha mai detto che cazzo stai facendo, okay, non è un lavoro, trovati qualcosa da fare. Bello. Anche perché comunque poi sono, cioè, anche se non era la musica all'inizio, lo trovavo il modo di campare. Cioè si fidavano comunque un po' di te, dai. Sì, sì, non sapevano praticamente nulla, perché dai 18 ad ora non ci ho mai vissuto lì, quindi c'è 10 anni in cui... Cioè, ma poi... Sapessero. No, vabbè, ma cioè, mia madre in realtà sa benissimo tutto, se ti dico delle cose, una volta gli ho scritto quando avevo 19 anni un messaggio, cioè facevo una serata a casa mia, gli ho scritto un messaggio tipo, che dovevo scrivere a un mio amico, togli il piatto e le scherzi, no! E poi scende mia madre, no, e gliel'ho mandato a lei, scendo la mattina, mi fa, mi sa che piatto e le schede sono ancora in camera. Non ho guardato. E tu dimmi come sei sentito in quel momento. Frega un cazzo. Frega un cazzo. Nella tua bocca. Ma che cazzo me ne frega? No, ma poi. Cioè, l'unica cosa che. Cioè, mia madre è una mita. Okay. Cioè, mi faceva fare feste di ogni tipo. Grande questo. E poi preferisco che lo fai in casa che lo fai in giro. E poi sei venuto bene, vedi? Perché io ne parlo spesso con. Perché anche ho un figlio. Questo mi interessa di brutto tutto il discorso. Sono un figlio e con sua madre non ci vivo, vedi? Hai capito perché sono lì che. E io gli faccio di tutto per starci dentro. Con certo, per certo. Creare un rapporto da quando è piccolo, piccolo. E ci sono riuscito, no? Ragazzi, 8 anni, però siamo molto legati. E quindi dico, cosa volevo dire? Il fatto di dare la fiducia ai propri figli. Certo. Alla fin fine. Li fa venire su come si deve, cioè sì. Io parlo con te e tutto il resto mi sembra una persona con cultura, che sa quello che vuol fare, che può affrontare le difficoltà, che si ritrova che anche se parla la merda, perché se per ogni cosa devi chiedere aiuto ai tuoi genitori, cioè sì, nel senso, peso. Ma che cazzo fai ogni volta solo... Ma penso, vedi, questo si sviluppa quando poi i genitori ti danno la fiducia, dicono vai, fai, sperimenta, tanto quando ti scoppi poi in realtà non è che c'è, cioè, anche lì o facevano così o facevano così, non è che mi dicono non farlo, però quanti genitori continuano a rompere il cazzo ai figli, non fare, e poi vedi che poi crescono, sono dei rincoglioniti, continuano a 40 anni a nascondere delle cose ai loro genitori, sì. Canne, cioè senso assolutamente, come se, cioè, poi le canne, cioè come se fossero qualcosa da demonizzare, cioè ormai istruisci i tuoi genitori, oh bravo, è quello che dico, non sono mica raccontati quello che mi è successo, comunque. Nella tua bio c'è scritto che hai iniziato a muoverti nell'ambiente hip hop a 16 anni, però non c'è scritto come ci sei venuto a contatto. Allora, ci sono arrivato con le prime jam di S.A. Comando, Bassi Maestro, sai, Casa degli Specchi, ero in Liguria, Rogi Luciani, questa gente, questa scena qua. Quindi pigliavi il tuo motorino e andavi in paese? Sì, ho la macchina di uno e andavamo in macchinata a Savona principalmente, perché era più la scena di Savona. Poi ci ho messo 2 anni però per approcciarmici realmente, perché sì, avevo registrato qualcosa, ma comunque
la differenza la fa quando vai a lavorare con qualcuno che conosce magari un po' la musica, sì, che lo fa da un po' di tempo e ti spiega delle nozioni base che poi tu ti porti avanti tutta la vita, capito? Finché registri a casa col tuo amico che ci sta provando come te, il non capite un cazzo, non capite un cazzo, le barre, le battute, non capisce quanto deve fai cinque barre, fai in una quartina e dici ma c'è qualcosa che... ma sì, vai ripetila. Cioè, no, sono su quello. E quindi poi ho iniziato relativamente tardi, se ti approcci poi a quanto è facile ora per un ragazzo a 14 anni già poter andare in uno studio. Cioè, comunque credo che qualsiasi genitore, se gli dici ma mi dai 50 euro per andare in studio invece che anche solo andare in discoteca, cioè te li dia. Cioè, a meno che non hai un genitore veramente più tossico di me. Sì, è vero. Cioè. Dice, no, cazzo, mi dai 50, mi compro il pezzo, non perché io. Allora, studio stile. Che cos'è studio stile? Studio Stile era una, diciamo che è stata la prima realtà seria con cui mi sono interfacciato. Era uno studio che era a Genova, prima Staglieno, era poi si è spostato più a Marassi, ed era di Demo, che è Francesco Morabito, che è un ragazzo che definirei fantastico, anche perché comunque è uno di quelli con cui ho un rapporto ormai da 10 anni. Ed era un po' la casa inizialmente di tutti, perché accoglieva un po' tutti, cioè c'era chi dormiva lì, c'era chi passava le giornate lì, nonostante magari ci fosse qualcuno che registrava. Era un po' un punto di ritrovo, come può essere anche quest'area qua, in un certo senso, capito? E da lì poi sono usciti Tedua, Easy, Bresh, Vaz, e lì poi ho conosciuto G Pillola, col quale poi ho fatto il trio Bilo Gang, che eravamo io, G Pillola e Travis, però, e poi quella è stata la mia parentesi tra virgolette torinese. Ok, ma quindi Studio Stile era Torino? No, era Genova. No, Studio Stile era Genova. Era ma Genova. Con Bilo e G Pillola vi siete conosciuti a Torino oppure là a Genova? Ah, ci siamo conosciuti a Genova inizialmente, e lui viveva a Torino perché faceva l'Uni a Torino, e io, siccome comunque la cosa cioè funzionava quando si era insieme, ho detto ma si va da Torino, tanto ero nomade. Ma con Bilo Gang non avete pubblicato nessun album? Nessun album, soltanto singoli. Avevamo firmato poi con una roba con Sony, mi sembra. Sì, una cosa, un'etichetta di Sony. Ti dico, poteva andare molto meglio, ce la siamo giocata molto male perché c'erano i numeri, soprattutto erano numeri grossi per quei periodi di Spotify, e le date che avevamo fatto avevano dato un riscontro comunque molto concreto, e quindi ti dico, ce la siamo giocata male in termini lavorativi ma molto bene in termini umani, perché comunque siamo rimasti tutti amici. Perché comunque, cioè, se tu hai avuto sicuro in realtà io prendevo l'Oxandi per non essere iperattivo, perché sennò facevo 50 milioni di cose, cioè tu non hai idea, ci sono stati periodi che chiamerei i miei producer qua in cui facevo 40 canzoni in un mese, così buttate in freestyle, che facevo solo freestyle. Ma si sente un po' dei primi problemi. Sì. Si sente. Perché mi piaceva quell'approccio lì, perché comunque legandoci un po' anche al discorso che facevamo fuori prima, cioè sai, ti piace quello che ascolti e quindi anche un po' involontariamente, ma anche molto volontariamente lo riporti. È vero. E quindi, è quello. Però ti dico, Genova sicuramente è una di quelle città che secondo me potrebbe dare molto di più rispetto a quello che poi... Però ha dato molto, io penso sì, ha dato molto, però poi... Io ti parlo, dare a una città per me non vuol dire che esca un artista e che la rappresenti. Hai rappresentato una città. Hai rappresentato una città e qui la città l'hanno rappresentata, voglio dire, nel migliore dei modi, non si può dire nulla, anzi hanno quasi continuato una dinastia di penne, se si vuole definire così. Il punto è che però poi a Genova, a livello di rap, a livello di qualsiasi genere musicale, ma anche di punk, sono dovuto andare lì per fare la data a Genova, affittarmi il locale e fare io la serata, capito? Perché non è che c'è una realtà che è Alzon, però è una realtà che comunque spinge inizialmente più DJ set, però capisci che è comunque alternativa, sul rap non c'è proprio quasi nulla, se non i soliti festival. Ma come è possibile allora che siano usciti
Cioè, sai, perché sono venuti a Milano 2012. Perché sono 2016, perché sono 2016. Stati a Milano. Perché sono venuti a Milano. Tutta quella wave lì da Genova avevo preso. Ma no, io dico, sì, non c'è la scena. Genova ti dà un casino. C'è quella scena, no? Quel fermento. Però a Genova non è che c'è chissà che scena, cioè ci sono dei rapper, c'è Gorka, c'è Vago, ci sono sicuramente dei rapper. Gli ultimi anni sicuramente sono usciti. Ma assolutamente, ma anche Tedo, Easy, Vaz, Flash, cioè per me sono... E secondo me poi la cosa bella, secondo me, di quelli che vengono da Genova è che c'hanno più personalità. Sì, sì, quello rispetto a nel mainstream, insomma, hanno personalità. A Genova comunque cresce in maniera diversa. Sì, lo vedi che... Non è nell'emulazione, non è nel. È lui stesso. Sì, non sì, è, sì. Questo mi piace un sacco. Cioè, e questo anche, mi piace anche di te, nel senso della tua evoluzione. Secondo me, molto. Quando uno ascolta le tue vecchie canzoni e ascolta quelle di oggi, nota la differenza. E perciò dico, mi viene a chiederti così: tu ti consideri ancora soltanto un rapper oppure come ti consideri? No, io non mi considero un rapper, mi considero un cantante. Un cantante, uno sì. Che è stato influenzato dal rap. Uno che è partito dal rap perché. Semplicemente prima gli artisti non potevano essere influenzati dal rap perché non c'era è vero. Cioè, come faceva Jimi Hendrix a farsi influenzare dal rap se non c'era, non c'era, rap. C'era cioè, e quindi cioè, per ora la cultura pop è il rap, sì, quindi da adesso, cosa ti puoi infatti fare adesso tipo in Francia non si chiama più, si chiama pop urbana. Sì, è urban quindi, pop, ma anche sì. Qua ora tanti artisti ti rivendono come urban sì, pop, sì, che in realtà poi facevano trap e scabercia e è vero. Di grattare qualcosa di più, bravo, cioè, dei formaggiai. Tu ne sai queste cose così giovane, 95, in realtà stessa cosa. Cioè, mi sembra di parlare con mio coetaneo. Cioè, si vede che hai studiato bene la scena e questo ti fa onore. Perché comunque alla fine, io mi sono fatto, ho preso le inculate, ho fatto tutto quello che. Tu hai fatto tutto il percorso. Tutto il percorso. L'ho fatto tutto. Allora, però, ti volevo chiedere una cosa. Prima di tutto, perché Jack Out? Per Giacomo Fuori, me l'ha dato un mio amico, così mi ha detto, comunque tu dovresti chiamarti Jack Out. Perché sei fuori. Sì, perché vabbè. Però quando ascolto la tua musica, no? Quella vecchia, dico che è davvero fuori, nel senso, no? Quello che dice il tuo, o fuori, anche l'interpretazione. Quando ascolto quella di oggi, dico, non è più così fuori. Io invece direi, cazzo, è ancora più fuori. Dici? Cazzo, quanto è più da pazzi esporsi col mondo sì, così. Sì, però ti esponi non come un pazzo, mentre prima proprio, secondo me, mi sono fatto la domanda quando ascoltavo le cose. Allora, vedi, con Vinci tutti gli anni parlavo ieri, saremmo i miei soci, dicevo, ma scusa, ma com'è possibile? Non è stupido, perché uno non è che diventa intelligente in 5 anni. Capito? Dire? Quindi... faceva apposta, allora fa così, cioè, era freestyle questa roba, è un po' quello, non ci mi dico. Allora, c'è da dire che io mi sono approcciato alla musica da rapper, quindi non conoscendo la musica. Ok, si sa. Bellissimo, questo spacca, mi piace, perché i rapper di adesso non conoscono la musica, si approcciano lì così, però come hai detto te, è facile. Ma cosa pensi che Ian Tag conosceva? Ti parlo di quelli perché io sono 95 sì, e sì. Quando io avevo il 2014 chi stava esplodendo era Ian Tag, sì, quindi sì, dico sì. Ian Tag per farti un nome. Cosa pensi che lui sapesse cos'era un do, un su, il bemolle? No, non ne ha idea, bro. Sapeva manco cosa erano i denti, no. Non ce li aveva neanche. No, bravo. Hai spaccato, hai dovuto farsi soldi per farsi i denti, uomo. Cioè, e quindi ti dico, il discorso che faccio io è un po'... Cioè, sono arrivato non sapendo nulla e con gli anni ho imparato. Cioè, ho fatto la spugna io, sostanzialmente. In ogni tipo di ambiente in cui cercavo di andare, cercavo di imparare qualcosa. Bravo, bravo. Ma poi ti sei messo in gioco subito, perché molti... Io avevo uno studio qua, hai visto? Arrivano molti ragazzi che, a mio parere, hanno del talento, hanno qualcosa, hanno visto? Sì. Però hanno paura di esporsi. Beh, esporsi comunque poi soprattutto ora perché ti pompano di segmentali che devi avere il video, devi avere il prodotto, devi avere la cosa, ma poi la cosa più importante è avere confident con quello che fai, perché se poi hai anche tutte queste cose qua, ma se ti mettono davanti a 10 persone non sai neanche parlare, mi sa che devi cambiare proprio cosa. Il punto secondo me è che sai
ora i rap, ora chi si approccia al rap e soprattutto ora i social sono veramente un mondo di cattiverie, sì, dove che se non hai veramente la pelle dura e sai fottertene, sì, rischi di farti schiacciare. Bravissimo. Quindi questa è una gran cosa. Magari è quello anche che frena tanti, sì, ragazzini. Però non puoi voler fare l'artista se non ti vuoi esporre, questo è sicuro. Devi anche essere in grado di pigliare i pomodori in faccia. Sì, ma questo bisognerebbe che dirlo anche agli artisti più mainstream, perché nessuno poi sulle cose che bisognerebbe esporsi, perché c'è un artista comunque dovrebbe far valere anche il suo peso a livello sociale, cioè, assolutamente, cioè se no che cazzo fai l'artista a fare? Sono d'accordissimo. Cioè, cosa lasci al mondo? Le tue canzoni su YouTube? Non vedo l'ora che YouTube venga cancellato da un buco nero nell'internet. Scopano tutti, c'è un buco nero nell'internet che manda tutti gli streaming a tutti, come li manda tutti, bello, li manda tutti dallo psichiatra, cazzo. Penso che succedesse una roba del genere, tutti dallo psichiatra, tutti dallo psichiatra, tutti in fabbrica blu. Però io sono pronto a farmi la fabbrica, cioè 20 anni di cucina, bamba e chiusura, ho fatto. come il cosa il nostro checkout, tutti a zappare dopo, lui zappa già pronto. Venite nel mio terreno, dice... faccio lavoro, ve lo do io il lavoro. Vai, diglielo, adesso ci arriviamo, perché a zappa patate, ragazzi. Zappa patate. Allora io ho seguito, io ti davvero attentamente la tua evoluzione, non è che ti conosco da ieri, ti seguo da un po' di anni, no? Ho visto proprio te su crescere. Io ti seguo da un bel po' di anni. No, ma anche io ci seguo a vicenda, grande, questo mi fa piacere, grande. Top. Vedi, rispetto com'è. Assolutamente. È un cazzo. Sicuramente tu hai stravolto il tuo approccio, come hai detto prima, hai imparato e tutto il resto, sei stata una spugna, ma hai stravolto completamente il tuo approccio nella musica, no? Sembra che sia successo qualcosa, proprio sai quando c'è la sorpresa da chiedere, no? Che il tipo è tranquillo e dormiente finché non gli succede qualcosa di stressante, poi boom, inizia a uscire delle donne perché gli sta sul cazzo sua madre, cioè nel senso, e quindi, amiamo tutte le donne. No, no, per fortuna, che per fortuna le amiamo, di brutte le donne, cazzo, se le amiamo, la cazzo, un sacco. La fica larga, cazzo, ti piace. E comunque, allora ti dico, in realtà secondo me sono state tre cose principalmente che mi hanno creato un po' un punto di rottura in me. Infatti, intanto la prima è che ho cercato sempre di fare qualcosa di unico, cioè anche quando magari mi era andato il primo singolo veramente bene a livello nazionale che aveva portato dei grossi numeri, il pezzo che ho fatto uscire dopo era una roba super trap dalla parte opposta, capito? Cioè era un pezzo di quelli no melody, proprio solo 808, sì, prima di Lil Pump, sì, e tutti quei segaioli lì. E quindi, cioè, il discorso è un po' questo, il primo punto. Ho sempre ricercato di fare qualcosa di diverso. Poi ho conosciuto Lil Peep, mi ha cambiato la vita, proprio a livello proprio di ascolto, di quello che sarà anche averlo mischiato a situazioni, emozioni, associato a ricordi. Sì, è sempre così. Cioè, quella cosa lì proprio mi ha fatto cambiare sia direzione nei termini di spensieratezza nella vita, e comunque devo dire che anche il mio passato con le droghe sicuramente non ha aiutato, perché comunque cioè vivere di up and down tutti i giorni, cioè non è una cosa, cioè mi ricordo veramente di serate, guarda, vabbè, lasciamo stare. E il terzo punto è che il rap un po' con questa gara del cazzo sempre più duro mi ha annoiato, perché poi inizi a conoscerli tutti questi, e sai che al limite ti portano il latte davanti a casa. hai spaccato, questa è vera sta cosa, la cosa più vera che hai detto finora, quindi ci ti hanno rotto il cazzo, dici la scena. Sì, e quindi nel contempo ho conosciuto comunque tutto quello che è la musica punk, cioè non che prima non la conoscessi, perché comunque la mia generazione è quella che è cresciuta con i Blink, con tutta questa musica. Sono in tour adesso, tra parentesi. Sì. Sai che sono passati a Bologna recentemente? Sì, sì. Devono passare a Bologna. No, sono passati. Bologna e Milano. Il punto è che ho proprio riscoperto ho ritrovato la genuinità che poi a me piace per fare musica, capito? Bravi, perché se non c'è genuinità io non, cioè il tuo prodottino del cazzo non te lo faccio, non me ne frega niente a me, capito? D'accordo.
Cioè, e non, questo non è che deve essere l'estro dell'artista mistico che fa le cose soltanto per, perché i soldi li vogliamo tutti, e tutti, cioè, col cazzo che... però capito, però devi anche sapere quanto vuoi avere il buco del culo spanato, bravo, capito? E poi poi al cesso ci andiamo tutti, quindi sì, bravo, cioè ce ne andiamo tutti. Cazzo, dovresti fare stand up comedy, bro. Ce l'hai quella cosa. Secondo me dovresti buttarti nel cinema, se non pensaci bene. Allora, la tua musica è molto particolare, no? Tu parli spesso di cuori rotti. Hai un cuore rotto. Io? Si sembra, cioè, il cuore, sai. Beh, sì, diciamo sì, che quelle sono le ferite d'amore, ma non necessariamente con un'altra ragazza, okay, ma proprio anche con legami familiari, ah, piuttosto, okay, che altre cose, okay, sicuramente si possono definire cuore rotto, certo, e certo, quant'altro. Certo. Cioè tu parli molto d'amore comunque, sì, sì, rapporti tra persone. Sì, sì, parlo molto d'amore perché credo che sia la chiave di questo mondo qua, alla fine, capito? Cioè, se tu fai il tuo lavoro con amore, vivi bene. Sì, se tu hai amore nella tua vita, vivi bene. Se ci fosse amore, non ci sarebbe quello che sta succedendo in questo momento. Come hai detto, se esistesse un po' di bene nel mondo. Come hai detto Pacciani, giustamente, poverino. Cioè, voglio dire. Hai capito com'è. No, ma è vero. Però, cioè, e quindi... Per quanto si possa definire un argomento frocio in un certo senso, l'amore è l'argomento più figo, potente, sì, che c'è. E poi a me piace l'approccio che tu c'hai, perché tu comunque, nonostante sembra da prima vista, c'è, sì, la, sì, comunicazione, sì, 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 che tu parli solo d'amore, in un certo modo, di cuori rotti, ma in realtà tu in realtà parli di te. Sì, io parlo, cioè, di me. Si riesce a capire un po' chi sei. Infatti io lo dico sempre. Musica, io... Non è che racconti, sì, una, sì, storia, no, così. Infatti io lo dico sempre. Io fatico a dover fare la canzone in cui devo parlare di, perché io scrivo le cose che vivo, e ho sempre scritto solo quello che vivo, quindi è inevitabile che questa cosa, cioè, è proprio il mio motore per continuare a fare musica, capito? E quindi, cioè, questa secondo me è poi la chiave per amare quello che fai. Ci sta, ci sta, ci vuole amore, ci vuole più amore. Allora io questa puntata la chiameremo Ci vuole amore. Oppure amiamoci vivi, non lo so, cioè non so come. No, ci vuole amore. No, ci vuole amore. Più ci vuole amore. Amore è bello. Tacci Pacciani. Allora, se nel mondo esistesse un po' di bene. Questo è grande. Questo sarà. Capito? La bomba. Bomba, allora. Di solito noi a questo punto della puntata facciamo il gioco delle uscite. Mm-hmm. Perché tu sei molto giovane comunque. C'è il 95, bisogna dirlo. E hai dato già moltissimo alla scena italiana musicale in generale, e quindi di solito, per capire quanto l'artista stesso è cosciente di quanto ha dato, facciamo un gioco durante il quale noi gli diamo delle date e lui ci dice che progetto è uscito in quell'anno, okay, e quali erano, qual era il suo stato d'animo quando lo faceva, se poi vuole anche darci i suoi obiettivi e tutto il resto. Quindi partiamo con il 2017. Porco cane, 2017 credo che esca Giovane G, credo che sia Giovane G, che è stato l'album più rap che ho fatto, e in me di quel periodo lì era un 21enne che voleva spaccare tutto, voleva dimostrare che soprattutto poi quello che viveva era vero, okay, capito? Che quindi questa cosa mi dannava, il fatto del, come dicevamo prima, dell'essere real. Però c'è anche tanta, cioè, sperimentazione per quegli anni, sì, perché mi ricordo che i miei ascolti erano gli Untag, tutta quella roba lì. Vivevo a Milano e registravo a Genova. Ah, wow. Facevo, cioè, ero con Ginano, cioè il Blanco, sempre, sì, a Milano, sì, a fare cose. Ho conosciuto molta della scena in quegli anni. Ma aspetta, quando di Blanco parli di Blanco, quello lì Blanco? No, no, c'è, cioè, il Blanco, okay, parlo di un mio socio di, ah, okay, di Milano, che non c'entra niente con Blanco. Cazzo, c'entra niente con Blanco. No, no, era un socio di Ginano che poi ci siamo conosciuti tutti Salutiamo insieme. Salutiamo Ginano, grande, big up. Primo fratellone. E poi niente, quindi mi sono un po', ho iniziato un po' a conoscere poi quella che era anche la scena un po' dietro le quinte. Sì.
Milano mi ha dato tanto poi in termini di vita, perché passare da un paesino a Cortoggiaro, perché peso, infatti la prima cosa che ho fatto, mi sono tatuato in faccia. Perché ho detto welcome così, to the city, mi posso confondere. Ho detto no, così, cioè, penseranno che, cioè, nessuno mi rompe i coglioni. Così è stato. Questa è intelligenza, la capacità di sopravvivere. Come fare a sopravvivere senza poi farsi tanto male? Però da un po' fa male. No, in faccia un fan cazzo, dai. L'hai detto, però sai che non si trova online, cioè è difficile trovarlo, è solo su Spotify. C'è su Tidal? No, perché ai tempi caricavamo con non so ancora se c'era un core per dirti, caricavamo con qualcosa dove mettevi Spotify, Apple Music, iTunes, basta, sì. Neanche YouTube, dovevi caricartelo tu su YouTube. Infatti non c'è su YouTube. Ma dovresti rimetterlo, no? Oppure non ti va che... No, non è che non mi vada, è che semplicemente è un disco anche che ho... Cioè che ritirare fuori non vorrei che facesse perdere il focus su quello che sto facendo adesso, capito? Poi nel 2018... Pussy Lover. Non puoi dire niente. Pussy Lover, ero a Genova a vivere in quell'anno lì. E sicuramente è stato un anno in cui si è chiavato molto. Dai, hai sbagliato. E diciamo che quell'anno lì è uscita la roba di Liliaci, sono sicuro, Broccoli, quella merda lì usciva, io sono andato a Catea a bagno con quella roba ed ero ancora nella fase di emulazione, non del mio stile, capito? Cioè, avevo magari il mio stile, però comunque, dicevo, minchia, beh, facevo una canzone tipo questa, invece non ho mai più, cioè, ora non faccio mai. Ma poi, capito, ascoltando il progetto, comunque, andando avanti nelle canzoni di quel progetto lì, Pussy Lover, anche lì già si sente la una certa evoluzione, si sente che ok, all'inizio è un po' così, ma poi c'ha degli sguizzi, c'ha qualcosa, però forza, non vuole stare nell'emulazione, fa le gimmick degli altri. Secondo me questa cosa la dice perché va di moda a dire così, anche il tuo modo di esprimere. Certo, no, era quello, era come dire bufu quando si diceva bufu, capito? Cioè, certo. Grande. Ma perché sai, eri anche giovane, portava a far parte della scena. È normalissimo, perché poi tutto questo fa di te quello che sei oggi. Assolutamente. Bisogna sperimentare le cose, l'importante poi è rendersi conto che, attenzione, posso fare. Cioè, sono persone di 30 anni, 31 anni, 40 anni che sono ancora nell'emulazione. Sì. Capito? Cioè, peso, cioè, capito? Che devono fare da comitate qualcosa, con dei ventenni, dei diciassettenni che vogliono parlare, diciamo, del loro pubblico. Perché a me ci sta che un ragazzino di 17 anni, 16 anni va a scuola, fa musica, capito, totalmente emulativa, che parla con una certa leggerezza, certo, ci sta, certo. Bellissimo, perché poi parla col suo pubblico, no? Che sono i suoi amici, che con chi va a scuola. Ma dal momento che c'ha 30, ma anche già 25, sai, i grandi classici del rap sono stati, Nas ha fatto rimatica a 19 anni, già, vabbè, 20, cioè, che cazzo, già anche a 25 anni, se sei ancora lì nell'emulazione, peso, cioè, nel senso, è pesissimo. Sì, sono d'accordo, ma... Cioè, però, cioè, Nas è uno su un miliardo. Uno su un miliardo, l'hai detto. Nel 2019... Nel 2019 esce Ragazzi Fuori. Ok, Ragazzi Fuori già è molto interessante. Poi mi sa che lì avevi filmato con... Lì era filmato sempre con Missimo Urbana Label, Urbana Sony. E poi la label di coso, di Brigante e Moroldo. Ah, ma come sei venuto? Come sei arrivato a contatto? Come sei riuscito a... Tramite il manager che ci aveva preso con Bilo Gang, che comunque uno dei motivi per cui Bilo Gang, tra virgolette, poi si era interrotta è il fatto che comunque io spingevo molto di più, volevo uscire con le mie cose perché avevo tanta musica pronta, e si sono creati degli attriti in queste cose qui. Abbiamo deciso di prenderci inizialmente un anno dove ognuno faceva il suo progetto, però poi questo anno è diventato 2, 3, 4 e alla fine abbiamo messo un cappello su questa cosa qua. E tornando invece al discorso di prima, Ragazzi Fuori è stato il primo album che ho lavorato con dei producer che arrivavano da altri generi, e si sente tantissimo. Ho iniziato ad amare altri generi. La musica è molto figa. Ho iniziato ad amare altri generi. Certe cose sono ancora molto sperimentali, ma già avevo iniziato a trovare la mia identità su molte cose. Ci sono dei pezzi tipo Pioggerella, dove c'è la mia identità. Bello. Dove dici che piange là, così ti frega un cazzo. Sì, lì proprio c'è la mia identità.
che le cola al coso. E quello sono stati anche i primi pezzi in cui ho iniziato ad ascoltare le altre persone nelle cioè sì, quello che mi diceva, ma magari quello fallo così, e poi capivi perché dovevi farlo così, sì, capito? Perché poi inizialmente sei geloso della tua musica. C'è una direzione artistica proprio, ma è importante perché ti aiuta a crescere, ti aiuta a fare un bagaglio culturale che poi ti porti in qualsiasi studio in cui tu vai, capito? Se invece, cioè, poi te lo fanno sempre tra virgolette terzi senza un confronto, hai ragione, grande, ma infatti la musica secondo me va fatta così, cioè da quando abbiamo lo studio è proprio così, mi piace lavorare solo così adesso, cioè è magico vedere, ma anche tra producer, no? Cioè nel senso, qua abbiamo firmato un sacco di musicisti, sì. Prima di firmare i cantanti abbiamo firmato un sacco di musicisti, e quando si ritrovano in studio a creare mi viene il cazzo duro, certo, bro, vibe guarda, della Madonna, dici figo, ci capito, Nico, io vorrei essere lì molto più a suonare qualcosa, ma certo, ma il rap, ma lascia stare il rap, è come, cioè, perché poi i rapper sono fermi al fatto, cazzo, devo spaccare, bravissimo, l'hai detto, dobbiamo fare la hit, l'hai capito, vai, capito, è proprio quello che se me l'hai tolto dalla bocca, sono su, fanno, devo spaccare il culo, e quindi perdono proprio di vista la cosa. E invece in questa cosa qua, cioè, io ho imparato proprio ad ascoltare gli altri, a rendermi conto anche dei miei limiti. Ma cioè, poi lo fai anche tu, hai detto che organizzi delle cose. Sì, beh, una mano lava l'altra tutta la vita. Grande. Cioè. Ma questo è un messaggio che è importante, che secondo me fai bene a mandare ai ragazzi che ci guardano. Perché la musica, il successo di un artista, almeno parlando di musica, non è mai una cosa individuale. Sono sempre collettiva. Tu vedi un nome davanti, ma dietro c'è tutto un team di persone che lavora, che magari non prende crediti e tutto il resto, ma che proprio, capito, cioè non è mai una cosa individuale, è sempre una cosa di gruppo, cioè, capito, se ascolti della gente che ti vuole bene, solo. No, neanche Sfera, no, ma senza doveva Charlie solo, non spaccava, doveva da solo, cioè nel senso, e senza tutti quelli, cioè, che aveva, bravo, dietro, bravo, tutta la struttura, bisogna dirlo, Tons, cioè, nel senso, certo, non è, se tu, certo, li vedi, certo, nel panorama, quanto, musicale italiano, adesso ci arriveremo, sono come un UFO, ci capito? Nel, certo, senso, sono arrivati, sono indipendenti, li conosco, sono di Bologna, certo, tutti, certo, li conosco bene, e si sono cioè, hanno messo proprio il cazzo in culo all'industria musicale, bro, ti rendi conto? Certo. Cioè i tipi hanno Blanco, che fa i stadi, vince cose, Sanremo, pure, bro, ma ti rendi conto? E partono dall'hip hop, bro, facevano tutti i beat, sai? Sì. Ma detto facevano tutti i beat, non so se ti rendi conto. Certo, bro, cioè, nel senso, è una storia, un success story, bro, nel senso, va raccontata sta cosa. Cioè, capito? Sì, va raccontata assolutamente. Sì, va raccontata. Infatti, andrebbe fatto un documentario netto. Sì, bro, ti giuro. Oh no, io spero che lo facciano, perché davvero hanno stravolto il game italiano. Se c'è un game adesso in Italia dove ci sono i soldi, che la gente riesce a pagarsi gli affitti, a mangiare, e comprarsi anche delle case. Certo, è grazie a quella gente lì. Sì, vero. Cioè, bisogna dare. Se no, al rap ti davano 100k, serie più forti. Sì, da 100k, ma all'epoca mia i rap facevano la fame. Sì, cioè, tu devi andare a suonare e poi dopo andare a lavorare il giorno dopo. Cioè la sera prima a fare gli autografi, starla così, si è fatto il giorno anche dopo, quello, capito, anche in after, due giorni dopo a lavorare peso, capito, la faccia che devi ritirarla su peso, cioè un cazzo. Però non ci hai detto qual era il tuo stato d'animo. Il mio stato d'animo, diciamo, ragazzi, fuori era un po' quello che di quello, cioè avevo iniziato a vedere i primi con cui avevo magari iniziato a fare qualcosa di concreto nella vita, nel mondo della musica. E stavo iniziando a far pace del fatto che io volevo far musica e non diventare famoso, che questa era una cosa che in un certo periodo. Scusatemi, ci vuole un applauso qua. Scusatemi, bomba, fratello, punchline, hai spaccato, bro. Perché all'inizio comunque non ti nego che la cosa che mi stuzzicasse del rap era anche comunque gli occhi che ti portava, sì, addosso, vai. Perché cioè è inutile dire che non sia così, bravo. Sei un falso del cazzo. Ma dillo, no, bravo. Cioè, è vero. Cioè, ci sono dei catamarani a pedali che hanno scopato solo. È vero, è merda, dici, ma non sai quanti, ci sono molti che ancora rappano solo perché gli ha dato la pussy nella vita, bro. Cioè, nel senso, proprio farebbero una statua al rap se fosse una persona. Quanto è importante la pussy, cioè. Hai capito com'è? Grazie a chi ci ha dato la pussy, cazzo, l'ameremo fino alla morte, bro. Veramente. Io voglio morire in mezzo alle pussy, frega un cazzo, fare il duro, dire io muoio per i miei negri. No! Io muoio per la pussy, ragazzi. Non venire a chiedere negro là, uomo, di morire per te. Non vado in guerra per te. Vado in guerra per la pussy, sì. So che quando torno mi apre le gambe, la pussy è bagnata, io vado in guerra. Come on!